Sono quattro i documentari originali che Netflix, la nota piattaforma streaming che ha ormai conquistato utenti in tutto il mondo, presenterà al Toronto International Film Festival, che si terrà nell'omonima città dall'8 al 18 settembre. Una vetrina importantissima per dare nuova linfa e riportare l'attenzione su un genere che Netflix sta sviluppando con molta maestria e altissima qualità, quello documentaristico appunto, e che prossimamente riserverà una grande sorpresa anche al pubblico italiano. Oltre a Into the Inferno di Ivory Game e The White Helmets, spicca infatti il titolo Amanda Knox, che fa facilmente interpretare chi sarà la protagonista di una di queste quattro attesissime produzioni originali. Una spietata psicopatica che ha assassinato la sua compagna di stanza o un'ingenua studentessa straniera intrappolata in un incubo senza fine? Recita così la sinossi di Amanda Knox, il nuovo documentario originale Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 30 settembre 2016, diretto da Rod Blackhurst e Brian McGinn e prodotto da Matty Hyde, è facile intuire di cosa tratterà il prodotto, anche se per scoprire il taglio che i registi daranno al documentario non resta che aspettare di vederlo.